Si è spento, è spento. Ecco, ho da relazionarvi in merito al fatto che la trasmissione sta andando avanti, le riprese pure. Soltanto che, ecco, noi oramai siamo fuori, Erminio ed io, Erminio è proprio fuori dal locale. Però non so cosa dirvi, io voglio dirvi che questa polenta era magnifica, diciamo la verità, era veramente magnifica. L'ha assaggiata anche Marvi, non so se li vuoi riportare all'ordine per piacere, non so, la frusta, qui ci vuole la frusta e la sedia questa sera. Buonasera, noi abbiamo ripreso, siamo in diretta. Buonasera, buonasera. Eccoci qua, sono vi do un dato che sono andato orora a controllare. 7000 utenti. Abbiamo 611 persone raggiunte. Cioè mica niente, e ragazzi. E abbiamo 101 persone che hanno visualizzato almeno una parte del... Non sto scherzando, non c'è niente da ridere. Che per non una volta di che 611, quante vorrebbero aver mangiato il cinghiale? Oh, tante. Maurizio Dirella è uno di quelli che ci sta ascoltando. Ciao Maurizio. E urca che bello è la battuta di Enrico Beruschi che Maurizio Dirella ci ha suggerito. Ecco, se mi faccio crescere la barba posso, cioè, ma posso, sarà un fiore, un peccato po'. Che non sa telefonare, cantava. No, ma io ricordo l'orologiao Drive-in, diciamo, ha forgiato le nostre menti. Ebbene, posso fare qualche domanda a Carmine? Ecco, caro Pesti, per piacere, ci aiuti? No, ero curioso di conoscere, di sapere qualcosa di questo cinghiale. Ecco, come si chiamava? Come si chiamava prima di tutto? Era comunicato? Sì. Aveva fatto la comunicazione. Ne abbiamo parlato anche. Ah sì? Era grande? Era maschio quindi, Antonio. Era maschio. Era grande? Allora, ma perché tu puoi cacciare il cinghiale e io no? Perché tu c'hai il brevetto da cacciatore e io no. No. Dovresti dire no. Non è brevetto da cacciatore. C'è il brevetto. Vabbè. Allora, quella è la licenza. La licenza. Però, a parte questo, bisogna fare un corso, un bando particolare che fa il parco. Uh-huh. Una volta abilitati, hai la possibilità di fare gli abbattimenti selettivi al parco. La stessa cosa anche per quanto riguarda la provincia, per gli abbattimenti al capriolo. C'è il cacciatore formato, cioè il cacciatore che deve fare un corso di formazione, poi prende l'abilitazione e poi può dedicarsi a questa caccia, che ha dei periodi particolari, non è una caccia, cioè praticamente la persona aspetta tutto l'anno, controlla, fa i censimenti al capriolo, praticamente tutti gli animali che ci sono sul territorio del suo distretto. Dopodiché si fa il tecnico faunistico, dice quanti animali e che classe, età, sesso si può abbattere, e si fanno gli abbattimenti. Ma parliamo di numeri irrisori. Quest'anno in provincia di Ascoli ogni serie cacciatore ha potuto abbattere 2 animali. Ma perché? Per una gestione, non per portare l'animale a tavola oppure far vedere che si è abbattuto, per una gestione. Non come trofeo, quindi no, da esporre. Il trofeo è un'altra cosa, il trofeo si deve esporre, perché in base alle corna, in base alla mandibola, si può risalire alla classe d'età, all'andamento della specie nel nostro territorio. Quindi questo è un altro studio che va fatto a parte. Quindi non è una cosa semplice, cioè non è il cacciatore che si esce la mattina e spara, no, è una cosa pilotata, gestita, e è giusto che vada fatta in questa maniera. Carmine, ma quanti cinghiali abitano il nostro Piceno? Questa è una bella domanda, questa sarebbe stata fantastica farla al direttore del parco dei Sibillini. Ce ne sono tantissimi. Troppi, che so. Troppi. 1000, 10.000, 100.000. No, vabbè, un numero. Adesso non parliamo di numeri, forse non è la serata adatta, però ce ne sono tanti. E purtroppo tanti e fanno danni. Quindi occorre subito una gestione proprio corretta sul territorio, cosa che forse fino adesso non si è fatta, perché il problema cinghiali è un'emergenza. Se noi siamo bravi a girare questa emergenza in risorsa, cioè nel senso che trasformare questo prodotto, chiamiamolo tra virgolette prodotto, in una risorsa, forse parecchie persone e anche la popolazione, tutta
diciamo, la comunità potrebbe usufruire di questo ritorno. Ma quanti se ne abbattono, per esempio, a, in percentuale? Allora, come funziona, Carmine? Allora, stasera sei cattivo. Io sono curioso perché No, abbiamo preso questa cosa un po'... dicendo cose serie e scherzando, però parlare di numeri dopo... Ti spiego cos'è lui. Per lui, che è un ragazzo intelligente, il sapere non è solo un dovere, è anche un piacere, perché sembra così incalzante. No, no, per carità, adesso l'abbiamo interrotto anche mentre si nutriva Carmine, come un animale del bosco. Carmine, tu lui è un animale del bosco. Lui sì, è uno che ravana. È quello che ha le corna e che poi deve essere esposto a posteriore. Si pasceva. Si pasceva da animale del bosco. Io dopo mi pascio dopo aver ravanato. Sì. Allora, grufola qualche volta anche. Grufola. Poi barrisce? No. Soltanto. Beh, quello forse. Soltanto a una certa ora della notte. A fine atto. A fine atto barrisce. Dopo aver mangiato. Sì, ma io dormo assieme a quell'uomo, quello lì, quindi lo sento anche quando barrisce. Lo senti barrire? Sì. Senti, Carmine, prima tu hai accennato a. No, la proboscide. Hai accennato a. al cacciatore preparato. Parliamo di cacciatore formato, no. Ecco, mi sfuggiva il termine. Che cosa fa il cacciatore formato? Mi dicevi che non spara a qualsiasi cosa si muove. Allora deve riconoscere un maschio e una femmina, deve riconoscere. Ci sono delle cose, adesso il discorso è molto ampio. Semplifichiamolo. Cioè, il cacciatore formato è quella persona che, oltre ad essere cacciatore normale, cioè nel senso che ha preso la licenza di caccia e va a caccia, il cacciatore formato si specializza in base a ciò che può, che più le piace. Cioè, nel senso, c'è un corso di caccia di selezione per il cinghiale oppure caccia di selezione per il capriolo, eccetera. Si specializza, fa un corso e dopo c'è anche un esame per prendere l'abilitazione. Mi dicevi che stiamo parlando di persone competenti che conoscono, gestiscono e poi prelevano l'animale dettato dal tecnico faunistico. Mi raccontavi che c'è anche un sistema per sparare all'animale, che non è una cosa che allora, pum, prendo, no, e sparo, no? Vabbè, se il cacciatore spara con spara è una cosa brutta pure per radio, però sì. Va bene. Boom, si può sparare. Diciamo boom. Bomb, il boom, botto bomb. Con una carabina bolt action, cioè con l'otturatore girevole e scorrevole. Quella da cecchino. Va bene, vabbè, voi volete dire così, sì, però in effetti è quella da cecchino, ma più che altro per un semplice motivo, perché non è giusto far soffrire l'animale. Ecco, cioè, se deve fare l'azione completa dell'abbattimento, è giusto che venga fatto con un'arma precisa, con un'ottica tarata in poligono, quindi con tanto di certificazione da presentare come documento e poi poter fare l'abbattimento. Io allora, ti interrompo un attimo perché lui deve presentare il piatto. C'è Savino Giacomo Antonio, lo grande chef del Soriano, che ci deve presentare il piatto. Savino, vai. Allora, queste sono le costatelle di capriolo alla griglia marinate ai frutti di bosco con puntarelle, fragole, ribes e culi di frutti di bosco. E qui si proprio, cioè, è pregno. Non ho capito le bosco. Ultime cose. Qui si è sentito culi di frutti di bosco. Culi. 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 Ah, culi, no, Paolo. Gli accendi è non si sentono culetta. Dalla mia parte. Complimenti al cuoco che è riuscito a fare un piatto così senza cadere nel gastrofigliettismo. Grandioso veramente. Siamo. Cioè, a Cucina qui. Kapuscinski il gastrofigliettismo ce l'ha portato Pino Gennari. Esatto. E vorrei una lapide. Una targa. Ricordo del gastrofigliettismo di Pino Gennari. Sto soffrendo io. Io non so se Carlo vuole dirci qualcosa, cioè, perché la voce io sto fuori soffrendo. Campo, la voce fuori campo. Prenda un microfono per piacere. Scalpita, ravana. Se dovessimo parlare proprio di gastrofigliettismo avremmo autorevoli
interlocutori, commentatori al tavolo. Sì, che non che, siamo noi. Che non siamo noi. Non siamo no, noi. Non siamo noi. Io mi sento escluso a colpi, da questa. A colpi di latinorum proprio. Ah, avrebbero, cioè ce l'ha con me quindi. Strano a dirci. Avrebbero ce da con che me. Commentare. Ma perché? Commentare. Perché Paolo? Perché questa... Che ce l'ha con me? Astio, Astio, buonasera. È buonasera, ben tempo. Arrivato al Soriano. Ricordiamolo, Paolo. Ricordiamolo. Buonasera. No, siamo da. Siamo all'antico caffè Soriano. Dici qualcosa. No, non capisco perché entrano solo esclusivamente donne. Sanno che ci sei tu questa sera. È come sera. Nel bosco. Perché il cacciatore. Quindi c'è l'ungulato. No. Perché c'è il cacciatore. C'è il cacciatore. Sono tutte prede, si può dire? Occhio. Prego, che... professore. Occhio che. Non avevo capito che in questo momento non si poteva mangiare. No, ma tu puoi fare quello che vuoi. Professore, lei l'urgenza può di mangiare. Uno sì, sì. Che dice gastrofighettismo può fare tutto. Allora, dall'antico caffè Soriano. Non è facile fare questi lavori qua. È dura. Ci vuole una sapienza che va al di là. Ci vuole qualche cosa che sia una specie di gastronomia, una trascendenza della gastronomia. Ostia. E penso che queste sono cose con cui uno ci nasce e poi Gesù da lo impara e lo sa fare. Non tutti ce lo fanno questo qui. E noi che tutte le sere, insomma, molti, abbiamo il piacere. Fa l'ispirata e basta, non sa anche che ci vuole l'equilibrio, il sudore, la pazienza e l'attenzione. Invece in questo piatto c'è. Me lo esatto. Mette per iscritto per favore, perché voglio esatto. Dire quando sono triste me lo e leggo. Qui siamo ben lontani dalla Nouvelle Cuisine che lei tanto conosce in quanto francologo. Anche lì non sono mai caduto in pieno nella Nouvelle Cuisine. L'ho guardata sempre con una certa distacco. L'ho assaggiata. Ho anche apprezzato dei piatti, ma se dovessi però... dire io sono De Moresco, sono De Moresco e sono molto vicino a Soro. A posto. Io sono uno dei pochi sopravvissuti che ancora si ricorda che cosa sia la zuppa de Fossu. La zuppa de Fossu. Formaggio di fossa. Non proprio. Attenzione. Scusate se cito me stesso, ma questo l'ho dovuto scrivere. Allora. Vabbè, io vi leggo solo il pezzo. Allora, vini, parlo dei vini e della zuppa de Fossu. Vini animosi qui, che mal sopportano la nota funebre di etichette controllate. Vi è data qui la sofisticazione grata ai palati di scuola, meglio colare in gole aspre che palpitano al tintinnio del bicchiere senza il soccorso di nasi saputi. Vita qui senza i rigori, dove è bello abbandonarsi al bere nella complicità solidale dell'augurio alla salute e del rito che versa il contentino a terra. Ma se devi annaffiare un piatto che nessun'altra terra può vantare, queste spremute di chicchi sublimati sanno bene come far sospirare nello stomaco e nel cuore le anguille, le rane e le lumache affugate con il gambero di fiume nella zuppa di Fossu pimentata al crescione. Questa io l'ho mangiata da ragazzino 4-5 volte da bambino. Oggi, settimana prossima ce la fai, Savino, per piacere. Zuppa de Fossu pimentata al crescione. Crescione? Che il contadino chiamava all'erba perché non sapeva che era il crescione. Dopo si è scoperto che era il crescione a foglia rotonda che da noi ci stava nei fossetti nostri. E nasceva uguale, E nasceva, sì, devo dire che questa famosa zuppa de Fossu io la ricordo come una delizia quando ancora non avevo la sottile coscienza del buon gustaio. Ero soltanto un bambino mangiatore. Però me la ricordo perché e non ho più avuto riscontro. Il gambero del fiume mio padre lo catturava con le mani. È passata quell'epoca. Non è, io ti parlo della fine degli anni, a fine anni 40. Credo che non poi, si trovano più. E beh, il gambero del fiume è scomparso pure dalla rocca. No, non è che c'è ancora in alcune parti. Non si può toccare giustamente, volutamente. Però chi ha sentito quei sapori credo che ormai sia impossibile ritrovare. Ma forse è bene che sia anche così, perché oggi sarebbe tradito dalla. Giusto. Penso che la differenza, come si dice, la biodiversità della natura. Posso pensare a due ospiti? Non consenta più. Paolo Merlini e Erminio Giudici. Abbiamo solo con noi all'antico caffè Soriano questa sera. Benvenuti. Grazie, finalmente fra noi. Da tanto tempo che non mi. Perché mo me butto nella zuppa. Ecco, noi vorremmo buttarci. Erminio, io vi volevo avvisare. Grazie. Vi volevo. Grazie. Lo chef ci consiglia di mangiare perché si raffredda. Dobbiamo mangiare, esatto. Io non so se la regia tra una forchettata e l'altra vuole perché mettere. Perché anche la regia stasera sta dando fondo. Ma stasera è anarchica, ecco.
L'abbiamo fatto vedere? Ma lo vedono, lo vedono. In allora, favore di telecamere, questo merita per colori, ripresa, profumi, è veramente e fantastico. Presentato la materia prima, sì, però è presentata in questa maniera, è veramente allora, Carmine, da onore ed è una cosa eccezionale. Carmine, raccontaci di questa materia prima, perché a noi ci piace far soffrire più che soffrire. Contestualizzare. Ho capito, è sempre la vostra cattiveria, è sempre, sì, sempre quella, all'agguato. Sempre quella. Ecco. No, niente, questo è un capriolo abbattuto in selezione. Sì. Quindi adesso lo proviamo. Sì, credo che sia in ottimo. Selezione, perché anche caprioli ce ne sono tanti nella provincia di Ascoli. No, cioè non è che ce ne sono tanti, non è proprio così. Ce ne sono, però bisogna gestirli. Quindi ci sono degli abbattimenti per contenere tutta la specie e per cercare di migliorarla con gli abbattimenti, cioè gli esemplari più buoni, perché noi abbiamo come primo input, quelli malati, quelli problematici, e dopo si fa l'abbattimento normale. Quindi un po' come una cernita, po' come la rupe, la rupe tarpea. Come ci sta meglio della rupe tarpea. E allora è un po' come sulla rupe tarpea, no, i, ma i caprioli vengono gettati di sotto, no, quelli un po' sciancati. Parlare di questo animale capriolo è un tema difficile. Non ne parliamo, allora, mangiamolo. Allora, Carmine, è lo stesso del salame? Non ancora? È. No, quello è un altro. Cugino. Questo è più fresco. Oh, cugino, non è. Cioè, allora, io della però, zia. Paolo, vorrei farti della femmina. Questo vorrei farti notare come, cioè, Carmine lo caccia. Lo macella. Scusami se ti interrompo. La cosa essenziale, non scherziamo, va bene. Però dopo tutto questo, dopo aver censito gli animali, monitorati tutto l'anno, eccetera, è giusto e doveroso che se si fa l'abbattimento l'animale deve essere messo a tavola. No, con perfetto, tutti i criteri. Io questo ti stavo dicendo. È incredibile come, nonostante l'abbattimento, nonostante la macellazione, nonostante portarla a tavola e goderne sulla tavola, c'è un profondo rispetto dell'animale, no, Deve essere questo, è che purtroppo forse i cacciatori di adesso e nostri, parlo io del nostro territorio, ancora devono fare un passetto avanti per capire questa cosa, che è fondamentale, il rispetto per la selvaggina. Esatto. Quindi noi si fa un lavoro. Quindi noi i cacciatori vanno a sparare la domenica e porto un mio figlio così e insegno a sparare. Sono cacciatore anch'io, non voglio parlare male dei cacciatori, non mi trarre questi io ne parlerò tranelli, male. Però la gestione è giusta. Allora, io portare rispetto a questo povero animale, se lo facciamo freddare, voglio esatto. dire, tanto portiamo rispetto, del rispetto. Io portiamo non so se la regia ancora ci cura, non so, ecco. Allora, noi dobbiamo portare rispetto all'animale. All'animale, e quindi dobbiamo assaggiarlo. Chi ci abbiamo? Io avevo preparato un brano che era la sigla di Bambi, però sì. Mi hanno detto che è troppo triste. Troppo tenero, va ancora frollato un pochino. E quindi non ho preparato Bambi. E allora, abbiamo sempre Julio Iglesias che è pronto lì che scalpita. Bambi, no. Bambi. Com'è Bambi? Non è Bambi. Parlavo di musica. No, Tippete era il coniglietto. Ci sono bambini piccoli, Tippete, non lo diciamo. Tippete perché era il coniglietto amico di Bambi, quello che batteva la zamba. Sappiamo tutto. La regia vorrebbe tornare a tavola. Assomiglia a Fiorellino con questa barba un po' bianco e nero. Fiorellino era l'amica. Sento vecchio. La puzzola. È l'ultima puntata. Non è l'ultima puntata. La puzzola amica di Bambi. La regia pure vorrebbe tornare a tavola. Si fredda anche la vostra. Io non so. Boh, la regia. Ci abbiamo preparato. Ci abbiamo quel pezzo. Fox, noi abbiamo sempre Samantha Fox e Julio Iglesias. Io metterei Manuela che ci ascolta sempre. Ciao, a dopo.